comunque, come vi dicevo, è una piccola collezione perché per ora ne ho solo 6. Ho ricominciato da poco comunque a farli e io vorrei farveli vedere e magari farvi ascoltare anche qualche suono dei pezzi. A parte che mi ha sempre rilassato il fatto di prendere dei pezzettini, sentirne il suono e attaccarli, no? Ma anche l'odore di quel tipico cartone telato proprio dei puzzle. Comunque adesso vi Square. Questo è un puzzle che a me è piaciuto tantissimo, l'ho già fatto, l'ho già disfatto, perché rappresenta una delle mie città preferite al mondo e che ho anche visitato, ho avuto la fortuna di visitare nel 2014. Dicevo, 500 pezzi, la misura adesso non ricordo, ma dovrebbe essere scritta da qualche parte, vediamo se riesco, ma dovrebbe essere un 30x40 centimetri. Sapete che i puzzle una volta fatti vanno ricoperti di colla vinilica e poi attaccati su un cartone per poterli appendere, ma io a me piace tenerli così, perché ogni tanto quando poi ho voglia li rifaccio. Diciamo che ogni puzzle riguarda una mia passione, che come possono essere i viaggi, il vintage, le collezioni. Quindi adesso ogni puzzle ha un tema che a me piace tantissimo. Questo è sempre un 500 pezzi. Questa è proprio l'immagine del puzzle, che praticamente è una raccolta di francobolli con una lente di ingrandimento. Questo ho avuto un po' di difficoltà a farlo, a finirlo, perché le figure sono talmente piccoline e complicate che ci è voluto veramente un sacco di tempo per finirlo. Anche questo è un 30x40, i pezzi sono sempre, come vi ho detto prima, 500. Questo però è della Ravensburger. Poi c'è la possibilità, se si perde qualche pezzo, di poterlo richiedere. Infatti ogni scatola di puzzle al suo interno ha una piccola scheda dove si può richiedere un pezzo specifico o più pezzi, insomma, se ne perde più di uno, perché è facile smarrirli. E anche questa è una cosa che amo, la collezione di francobolli. Nulla, mi è piaciuto tanto. A me piacciono poi comunque le cose molto complicate, cose facili non mi attirano molto e quindi mi sono cimentata in questa impresa. Ci ho messo un paio di giorni, devo dire la verità, anche se i pezzi non sono tantissimi. Poi c'è il terzo, che è questo. Sono sempre 500 pezzi, cerco di far piano. Che
difficile magari trovare una carta doppia tipo i jolly e far fatica a inserirle nel posto giusto, cioè ad inserire i pezzi nel posto giusto. Poi altra passione per me, il vintage. 500 pezzi, questa è la marca Collection Life. Questa è l'immagine del puzzle. Abbiamo un vecchio ventilatore, un vecchio telefono, un quadretto su un giornale dell'epoca, una meravigliosa macchina da scrivere, un piccolo pinocchio di legno, una macchina fotografica, forse una delle prime, una penna stilografica, vecchia lampada a faro per fare luce quando si scattano delle fotografie e un vecchio cappello su questo sfondo nero. Io adoro il vintage, quindi, e tutti gli oggetti inerenti alle epoche un po' passate, e quindi ho preso questo puzzle perché mi piaceva, insomma, questa tematica. Quinto puzzle, come vi ho detto, un'altra mia passione sono i viaggi, per cui qui abbiamo la Piazza Rossa di Mosca. Guardate che colori meravigliosi. Mosca non sono mai stata perché non sono attratta particolarmente dai paesi europei, però Mosca penso che sia uno dei più bei paesi del mondo, molto caratteristico, e quindi mi piacerebbe visitarlo. La particolarità di questa costruzione. E come vi dicevo, siccome adoro i viaggi e viaggiare, ho più puzzle che riguardano diverse parti del mondo. Questa è sempre una 500 pezzi della Clementoni. Anche questo l'ho già fatto e disfatto. Ho lasciato per ultimo quello che mi piace di più, a parte il fatto che è il più grande, infatti sono 1000 pezzi. Spero di non fare troppo rumore. Ok, ed è questo. Ok, sono 1000 pezzi della Clementoni. È più grande e misura 50x60 cm. Cerco di farvelo vedere meglio se riesco. Ok, così. Beh, qui abbiamo un tipico paesaggio tropicale, sia per i colori sia per l'atmosfera, e quindi non potevo non prendere un puzzle che rappresentasse questo paesaggio. Questo l'ho cominciato ma non l'ho finito, quindi non avendo purtroppo il tempo materiale per tenerlo posizionato magari su una scrivania o su un tavolo, ne avevo fatto meno di metà, ho dovuto disfarlo e magari lo riprenderò quando avrò più tempo, magari durante le feste di Natale.
bottoni e sono 1000 pezzi. Che dire, penso questo sia un paesaggio delle Bahamas con l'oceano, queste enormi rocce caratteristiche proprio con queste forme e questi colori molto molto particolari, questa vegetazione rigogliosa e di questo verde molto forte con queste palme stupende, la sabbia bianca finissima. Questo è il sesto palco e adesso voglio farvi vedere un po' i pezzi e farvi ascoltare un po' il suono che fanno, quindi cambierò un attimino la posizione del telefono, dell'inquadratura. Ho cambiato inquadratura per farvi vedere bene i pezzi, o meglio, vedete, sono veramente tantissimi. Alcuni sono attaccati perché, come vi ho detto, avevo cominciato a farlo, ma ci sono dei pezzi più grandi, ma poi ho dovuto disfarlo, vabbè, non importa, lo rifarò. Tutti i puzzle sono fatti con un cartone telato molto resistente e hanno una parte dove c'è impressa la fotografia dell'immagine stessa del puzzle e dietro hanno questo colore grigio. Quasi tutti i puzzle che ho visto sono così. Tanti, anche se non sembra, e anche perché sono abbastanza piccolini, come potete ben vedere, sono proprio piccoli. Ok, e ci vuole una bella lente di ingrandimento quando faccio questi lavori per me. Adesso vi dico la mia tecnica per costruire un puzzle dall'inizio. Io di solito faccio prima i contorni. Per esempio, questo puzzle, la parte sotto è fatta di rocce e un pezzetto di oceano, la parte sopra invece è tutto cielo, quindi comincio col sopra, col sotto e con i laterali, però sto molto attenta alle sfumature di colore. Come potete vedere qua, il cielo parte più scuro e a mano si va schiarendo. Stessa cosa, sto attenta anche alle sfumature di colore delle rocce. Scusate per l'ombra, vabbè, niente, ecco. E comincio così, facendo tutto il contorno. La parte del contorno, ovviamente, ve lo dico, ma è come se non ve lo dicessi, ha una parte liscia. Però vedete, questi sono due pezzi di cielo con colore diverso. La sfumatura è talmente leggera che si fa davvero molta fatica a capire dove vanno posizionati. Ok, questo per esempio è un pezzo di oceano. E così via, vado avanti finché non faccio tutto il contorno, dopodiché comincio a riempire anche la parte interna unendo i pezzi attaccati al contorno oppure formando dei pezzi con dei soggetti magari più in evidenza, come per esempio, sempre riguardo questo vaso, una palma. Prendo magari tutti i pezzettini che riguardano le palme e cerco di unirle e fare i vari soggetti. Questo è abbastanza difficile perché non ha soggetti molto in evidenza.
così diventa un po' più difficile. Ce ne sono tanti che si mettono sotto sopra, quindi li rigiro tutti e a mano compongo il vaso. Ce ne sono alcuni che magari rimangono attaccati, quindi li stacco e li metto dal verso giusto, in modo da avere una visuale più completa della colorazione anche e fare meno fatica. Amici, ecco, poi ci sono i pezzi angolari che vanno negli angoli del puzzle, che hanno due lati lisci. Ok, uno e due, e stessa cosa di qua, uno e due, e sono solo quattro ovviamente perché vanno nei due angoli sotto e due angoli sopra. Ok amici, io spero che questo video mi è piaciuto, che vi abbia un po' rilassato, che per qualche minuto magari vi abbia distratto dai vostri pensieri, dai vostri problemi. Il mio intento è sempre quello, cercare di farvi star bene per quel quarto d'ora, 20 minuti, e se ci riesco per me è una grande soddisfazione.